a tutti e bentornati su Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con lo Shandong Luneng. Ah, la volta scorsa abbiamo fatto veramente una merda, abbiamo perso contro Guangzhou, abbiamo perso la volta prima contro lo Jiangsu e questo ci ha portato ad essere in una pessima posizione di classifica. Per carità, siamo primi, ma ormai siamo a 3 punti di stacco dal Huaizhou Xingfu, quindi insomma è a 4 dal Guangzhou, nonché a 9 dal Jiangsu che incredibilmente è rientrato volendo teoricamente nella lotta a scudetto. Bisogna cambiare decisamente la nostra situazione. Bisogna cambiare la nostra situazione e dobbiamo iniziare a farlo contro il Fuli. Abbiamo perso un giocatore fondamentale come Cui Zudong e questo è veramente brutto, veramente brutto. No, questa è l'altra partita. Va bene, abbiamo perso un giocatore come Cui Zudong e questo è terribile perché improvvisamente ci troviamo. Oh, Fuli ha perso, questo magari arriveranno un po' tristi. Ci troviamo senza un giocatore su cui, che avevo, a cui avevo puntato fin dall'inizio. Era il giovane che facevo giocare quando sono entrato in squadra e che secondo me era un grande, 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 grande prospetto. E difatti ce l'ha comprato il Porto per 1,2 milioni. Cioè, ha pagato la clausola, probabilmente avrebbe pagato anche molto di più. No. 6 giorni. È una grossa, grossa delusione, devo dire. Piao Peng infortunato. Vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega di Piao Peng infortunato? Finché non mi si infortuna gente titolare. I tifosi del Barcellona sono pronti a dare il benvenuto ai tifosi della Juve. Quindi la Juve sta per prendere una valanga di gol del Barcellona. Ha segnato il premio squadra della settimana. Premio Barclays Team. No, Shaway infortunato, vabbè, 1-2 giorni, Meschak è lì a 6-8 giorni, questo non è un grosso problema, tanto non gioca nella squadra totale, Shaway lo è un po' di più, poteva andare peggio, poteva essere un Liu Bingbin, ma insomma, ci va anche bene così. Ci avviciniamo alla partita, 5 partite abbiamo ancora da giocare, 5 partite. Carità, oh, qui si tifa Osaka, perché almeno se siamo usciti contro i campioni può avere un senso, no? No? Oppure no, puntiamo a vederli uscire anche loro, non importa, è passato l'Ulsan. Quindi ci sono l'Ulsan che è coreano, il Jeonbuk che è coreano, l'Al-Nasr che è dell'Arabia Saudita e l'Al-Shabab che è dell'Arabia Saudita. Due coreane, due saudite allo scontro finale, in semifinale di Champions Asiatica. Nessuno, solo Jumpeng che tanto c'è abbastanza inutile. Allora, Li Fan infortunato. Sì, fisioterapista. Tanto con questo finisce il contratto. Lo salutiamo. Nessuna riunione con gli osservatori. Una volta mi era capitato a Football Manager, ma poteva essere tipo 2 o 3 anni fa, un giocatore a cui avevo promesso di giocare, ma l'avevo promesso in realtà seriamente, perché era un bel giocatore, in effetti nell'ultimo periodo aveva giocato poco. Lo prometto di giocare, la partita dopo si infortuna, gioca, si infortuna dopo tipo 20 minuti e si fa 6 mesi di stop. Appena finiscono i, no, 5 mesi, appena finiscono i 5 mesi di stop, lui torna e si lamenta che non ho mantenuto la promessa. E io stavo dicendo, ma... Oh, il Guangzhou gioca contro lo Jiangsu. Però potrebbe essere interessante. Riteniamo la vittoria un obbligo. Ci consideriamo i favoriti assoluti. Il futuro sembra essere molto roseo. Non credo sia così. È un'ottima squadra, ma potremmo batterli. Sono una buona squadra e mi aspetto giochino mio del Tianjin. Liu Bingbin è stato finora eccezionale. No, non mi interessa parlare con Li Fan. Dai, Jiangsu, facci il regalo. Togli il Guangzhou Evergrande dalla lotta. Non abbiamo visto come è finito. 1-1. Ottimo, ottimo. Non abbiamo visto come è finita Barcellona-Juventus. Cerca un attimino. Barcellona. Calendario, prima squadra. 1-1. Oh, bravi. Chi ha segnato? Curiosità mia. Lionel Messi e Gonzalo Higuaín. Devo rispondere a cosa? Torna indietro. Posto in arrivo. No, nessuno.
Ne capite un cavolo di tattica, ne capisco poco io, ma voi veramente ne capite niente. No, indisponibile. No, aspetta, vabbè, Shiké. Finché non è in forma, 45 minuti a partita. Meshakelia, va bene. Zheng Zheng indisponibile. Hao Junmin indisponibile. Va bene, tenerseli pronti, ma non vorrei. Zheng Zheng e Shaowei sono tutti rientrati. Vabbè, anche Shaowei, ma. Va bene, insieme a noi giocherà anche il Wexx Xinfu contro il Tianjin. Teoricamente è una partita più tosta per loro. Noi dobbiamo vincere. Siamo senza Zhang Zizhe e tanto vale che lo tolga perché tanto qui rimetto Shike dentro. Ah, potrei giocare. Faccio un po' una follia, perché lui è appena rientrato, me ne rendo conto. Però provo a giocare con gli Yashrani al posto di Tang Miao. Oh, Jian Peng non posso farlo giocare e quindi giochiamo con un giocatore in meno. E vabbè, giocheremo con un giocatore in meno. Anche Li Fan, che non faccio giocare da nessuna parte, è fuori dal gioco. Una squadra come la nostra dovrebbe vincere questa partita senza problemi. Vabbè. Hao Junmin, un giocatore eccezionale. Ci meritiamo la qualificazione per i preliminari. Vogliamo diventare campioni. Credo nella squadra scelta oggi. In realtà in difesa siamo forse un pelino sbilanciati, eh. Ah, solo una cosa, fluida, perfetto. Manteniamo per ora standard, perché in difesa Zheng Long. Va bene. Dovremmo fare più per spingere in questo caso. Hao Junmin, niente, finita l'azione così. 3 minuti e mezzo. Cheng Yulei. Yi Tang. Pan. Barratli. Iteng. Rubiamo il pallone. Hao Junmin ruba il pallone. Si invola. Re Carneiro. Gol. Come un falco. Carneiro. Ma Hao Junmin veramente. Veramente. Hao Junmin si è trovato il gol. Vediamo come gli ruba palla. Hwang Zunyu che sbaglia lo stop. Arriva Hao Junmin. Carneiro. Guardatelo qua. Come un falco arriva. E boom. La butta dentro. Quanto ci sei mancato, quanto ci sei mancato, Gonzalo. Qualcuno che la butti dentro così su sti gol facili. Bravo. Mica Shrani, che interventone che ha fatto. Zheng Long, Liu Binbin. Ripartiamo, Liu Binbin. Liu Binbin, pronto al cross dentro, Carnero di testa ancora. Bravo, Gonzalo. Spero che questo ti dia un bel po' di morale per le ultime partite. Non stiamo facendo un buon possesso palla. Però loro non stanno tirando in porta. Quindi per ora va bene, no? Ecco, hanno appena fatto un tiro in porta. Anche il Wexx Xinfu è passato in vantaggio. Iteng. Barrati. Zhao Keda. Shike. Giussi lei. Wexx Xinfu, tra l'altro, cederà a morte. Perché era uscito. Erano arrivati quinti perdendo l'ultima contro di noi l'anno scorso. Liu Binbin. Liu Binbin. Cross dentro. Carneiro. 2-0, Gonzalo Carnero torna. Torna dall'infortunio. La seconda partita giocata dopo 15 minuti ne ha già messe due dentro. Bravo, bravo Gonzalo. Molti falli, ma non abbiamo ammoniti. Quindi per ora va bene così. Wang Zhengyue, Junior Urso, Iteng. Junior Urso sarà sicuramente brasiliano. Sa di quei brasiliani che giocano in Cina per soldi. Zahavi, 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 Chang. Questo ci fa gol. No, Xu Song, grandissimo Xu Song. Quanto ci è mancato anche lui. Mamma mia, finalmente tornano. Pensate quanti giocatori professionisti ci sono in giro per il mondo. Una quantità. Pensate solo al database di Football Manager. Con i database aggiuntivi, quanti giocatori ci sono dentro. Mamma mia. 29esimo. Sempre 2-0. Il Wexx. No, Zheng Long infortunato. Speriamo non sia niente di grave. Perché in questo momento abbiamo in campo tutte le nostre ali possibili. Hao Junmin. Pallone dentro. Shike di testa. E anche lui appena tornato. Bagna con un gol. Bagna con un gol. 3-0. Il Fuli, insomma, pratica Fuli a buon punto per la risoluzione. Zheng Long. Potenziale infortunio all'inguine, sarà uno strappo. Chissà. Il Wexx Xinfu continua a vincere 1-0. Giusti lei ha ammonito, quindi probabilmente la prossima non la giocherà. Barratil.
Zancheda, Barratil. Corre dietro Zheng Zheng. Liao Lisheng. Shaowei. Carneiro, Carneiro, ancora Shaowei. Liao Lisheng per Zheng Zheng. Zheng Zheng potrebbe crossare. Nessuno. Hao Junmin. Niente. Liu Binbin corre dietro. E la perde. Vabbè, ha fatto anche bene. Tanto non abbiamo fretta in questo momento. Direi che sul 3-0, tutta sta fretta di giocare non ce l'abbiamo. Hao Junmin, punizione fuorissimo, 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 fuorissimo. Liu Binbin, Junior Urso, Zahavi, Zahavi, Iteng, Kang Susong, non voglio sapere come si pronuncia il tuo nome. Com'è che ti chiami? Zhang Fengnia. Hao Junmin di... Fallo! Minchia! Carnero, sei pronto per la trick? Ti porti a casa il pallone? Facciamo questo rigore e ti porti a casa il pallone? E ci riprendiamo, peraltro, credo anche la vetta delle squadre che hanno segnato di più. Carnero! 4-0! 34esimo gol in stagione! Mamma mia, ne ha fatti un botto di gol! Stanno segnando tante squadre, stanno segnando Juicy Lay, Liao Lisheng, Juicy Lay, ti fai buttare fuori! Porco cane. Rimaniamo così, dai, va bene. Ah no, potrei mettere Freire però in difesa. Zhao Keda, Chang Fenya. Tanto non c'è più Juicy Lay, è uscito lo straniero. Iteng. Zhao Keda, Zahavi. Jiang Zipeng. Minchia, Xusong, quanto sei stato plastico. Chang Feiya, no, ma meglio forse togliere. Xusong, che poi... Vediamo come va all'inizio del secondo tempo. Al limite togliamo un'ala. Ammonito per doppia, espulso per doppia ammonizione. Almeno non verrà squalificato. Cioè, se una ovviamente se la perderà, ma la prossima, ma non. Sono davvero felice della vostra prestazione. Continuate così. Comincia il secondo tempo. Tattiche, ecco, l'unico cambio che farei sarebbe togliere Shang Tzu e mettere Freire. Con tutto il bene che voglio a Shang Tzu, obiettivamente è un altro paio di maniche. Zheng Zheng, Barratil, Barratli, Shike per Carneiro, Carneiro, Carneiro. Beh, il quarto era forse un po' troppo. Hao Junmin. Shaowei, dentro per nessuno. Corner. Hao Junmin. Non è ancora dentro. Niente, nessuno riesce a dare il colpo secco. Dov'è la nostra difesa? Minchia, 2 contro 5. Che ci fanno 8 gol. No, incredibile. Grande Freire, gran senso di posizione. Cross di merda, per carità. Però è riuscito a rinviare, a far rientrare tutti. Xusong vola. Oggi è veramente in giornata di grazia il nostro portiere. Dai, 56esimo. Iteng. Zahavi. Yang Kuo. Alshrani, no, erroraccio di Alshrani. Qua ci stava il gol. Facciamo una bella cosa, va. Tu Shaowei puoi fargli la seconda punta a Carneiro. Liu Binbin. Ma devo mettere Cao Tang Miao, Wen Jiabao. Shaowei, vieni qua. Ti metterei lì in mezzo. Al tuo punto metto posto metterei Wen Jiabao. Dai, va bene così. Shaowei. Carneiro. Liao Lisheng.
Liu Bin Bin. No, aspetta, nulla, nulla, tolgo Liu Bin Bin. Carnero di testa! Tattiche, è meglio togliere Liu Bin Bin adesso che ci penso, perché almeno non era questo che volevo fare. È meglio togliere Liu Bin Bin, perché almeno lo facciamo riposare un po'. Shiké. Freire. Perché abbiamo i difensori centrali entrambi lì? Hao Junmin. E difatti c'è una prateria. Minchia, ma sto giocando con, non dico difensivo, ma insomma normale. Su Song. Bravo. Prendi il pallone con le mani. Di là intanto Wexx Zinfu vince. Minchia, appena girato fa un secondo gol. Zhang Zheng. Mamma mia, ha rischiato il gol nonostante fosse centralissimo sta punizione. Su ragazzi. Shiké. Shaowei. Al Shrani, pallone dentro, Carneiro. Shaowei. Junior Urso. Zhao Keda su Song. Stiamo abbastanza subendo, con l'uomo in meno. Barratli. Carneiro. Urso. Zahavi. Ci stiamo addormentando. 76esimo. Proviamo a passare proprio un po' di contenimento, va. Carnero, non ti far buttare fuori anche tu, però. Vabbè, meno male, sono un avvertimento. Chang Fengha. Zahavi. Ribattuto, Carnero può ripartire. Shaowei. Liao Lisheng, Hao Junmin. Vediamo che loro tra un po' mollino un po', essendo sotto di due gol. Che cazzo di fallo gli hai fatto? Zahavi. Zahavi, Zahavi, Zahavi. Fuori. Beh. Su Song. Shaowei. Shaowei, Carneiro, Carneiro. Pallo. No, ottimo intervento. Shiké. Ancora lungo per Carneiro. Non molla, vorrà fare il quarto gol. Però si inchessa fa l'ala. È ora che di lì non c'è nessuno perché abbiamo un'ala in meno. Al-Shrani. Al-Shrani, quanto si è mangiato la fascia? Hao Junmin, Shaowei, Carneiro. Ci abbiamo provato a fare il quarto, ragazzo mio. Pan, Freire libera. Yang Mingzhuan, Xu Song dice di no. Abbiamo ancora un cambio? No, li ho finiti. Bu Wen Hao. Shaowei, Carneiro, Liao Lisheng, Shaowei, Zheng Zheng, Carneiro. Scatenato, eh. Tenti qualcosa anche per le prossime partite, che dobbiamo vincere le prossime. Di là immagino che sia finita 2-0, sì, sta finendo 2-0. Va bene, 4 giornate dalla fine. Manteniamo i nostri 3 punti di vantaggio, contando sempre sul loro scontro diretto. Ah. Magari ridiventiamo anche primi come numero di gol segnati, tra l'altro. Cheng Yuelei. Ah no, col cazzo, con tutti i gol che ci ha fatto il Guangzhou Evergrande la volta scorsa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Spogliatoio, parla la squadra. Una prestazione davvero bella, ma non deve darvi alla testa. Bene.
Vediamo per curiosità. Gol fatti 64 pari merito col Guangzhou. Gol subiti 30 al Waxx Zhengzhou 23. Direi che questa l'abbiamo perduta. Zheng Long è infortunato per sempre. Via anche Zheng Long. Anche lui non ce l'avremo più. La sua presenza è fondamentale. Il trippetto di Gonzalo Canero è stato grandioso. Non c'è posto per il loro stile di gioco. Ci deve essere un giro di vite su questo calcio aggressivo. Solo quando ce la prendono con noi, eh. Credo stati più semplicemente. Abbiamo affrontato squadre che partono a razzo. Jussi Lei squalificato per una partita. Multa, una settimana di stipendio. Carnero dello Shandong in forma, Jussi Lei pensa che sia meritata. Sì, potevo evitarmela forse sta multa questa volta. Va bene, direi che con questo è tutto. La prossima volta ci aspetta il Quanjian, che a dispetto della posizione in classifica è in realtà una squadra tutt'altro che debole. Dobbiamo vincere domani e poi i prossimi giorni per mantenere questa posizione. Quattro partite, Quanjian e Shangang sono, cioè lo Shanghai Sipg, sono sicuramente le squadre più toste. Poi Liaoning e Henan dovrebbe essere teoricamente un po' più abbordabile. Niente abbordabile però quando devi tenere a distanza le inseguitrici. 3 punti di vantaggio non basteranno, sarà molto faticoso tenerli lontani. A domani. Ciao ciao.